Questa è la storia di un uomo di nome Luigi Robecchi Bricchetti, che nacque a Pavia il 21 maggio del 1855, figlio del nobile Ercole Robecchi e della giovane sarta Teresa. Iscritto alla facoltà di ingegneria presso l'Università di Pavia, Luigi aveva molti interessi, come l'etnoantropologia, la fotografia, la geografia, la geologia e la zoologia. Dedicò tutta la vita alla scoperta dell'Africa orientale, impersonando nell'immaginario di fine Ottocento la classica figura dell'esploratore di terre sconosciute, e fu proprio lui, infatti, il primo europeo a visitare le regioni del Corno d'Africa, a cui diede il nome di Somalia. Fece numerose spedizioni che gli permisero di esplorare quelle terre desolate, dove raccolse una serie di reperti etnografici, zoologici e naturalistici di grandissimo valore scientifico, oggi visibili presso il Museo di Storia Naturale. Alla sua morte, nel 1926, donò ai suoi concittadini e alla città di Pavia la parte più consistente delle raccolte personali, i trofei di caccia, i materiali etnografici, i libri, l'archivio fotografico, nella speranza di contribuire al progresso scientifico della sua città. Era tuttavia molto difficile per i collaboratori di Robecchi, i quali non avevano viaggiato come lui, identificare a quale animale appartenessero pelli e trofei che lo studioso aveva portato dall'Africa, e nemmeno oggi tale compito sembra così scontato. Sapreste dire, infatti, a che animale appartiene questa pelle? Ad un tasso? Una muffetta? La sala del Museo di Storia Naturale di Palazzo Botta si trasforma così nel luogo adatto per un indovina chi, tra ghepardi e coccodrilli, nel quale è la realtà aumentata a fornire la corretta soluzione. Ti basterà inquadrare la pelle con l'applicazione Eurasma direttamente dal tuo smartphone e che la sfida abbia inizio.